Cominciamo allora a vedere un esempio filmato. I corsi sono tantissimi, abbiamo potuto pescare qui e là e scegliere questo o quel corso. Abbiamo voluto muoversi nell'ambito del ballo, ecco, pratica molto tornata in auge, fra l'altro, è molto di moda. Anche qui le possibilità sono svariate, dal foxtrot al rock and roll acrobatico, dai balli lisci ai latinoamericani, ce n'è veramente per tutti i gusti. Daniel Birenco ha scelto a mano un corso di danza per sole donne. Ma com'è che sei arrivata alla danza del ventre? Allora, io devo dire che a me la danza in particolare piace tutta, mi è sempre piaciuto di ballare, però da 5-6 anni ho iniziato ad avere un desiderio particolare per la danza orientale. Ho fatto vari corsi fino a che ho incontrato questa bellissima scuola e mi sono innamorata del loro metodo e ora ballo all'infinito ed è bellissimo per me, è qualcosa che fa bene all'anima e anche al corpo. Ma perché proprio la danza orientale? Ma io ho fatto tanti anni di palestra e alla fine ho avuto mal di schiena, invece la danza egiziana mi fa bene anche per la schiena, comunque mi diverto. Ma è vero che si riscopre la femminilità, la sensualità? Sì, direi proprio di sì. Io ho fatto tanta danza, danza classica, ginnastica jazz, tanti tipi di danza, però la mia femminilità la scopro proprio quando ballo questo tipo di danza. Quindi la consiglio. Com'è arrivata la danza orientale? Per magia. E per me è una passione per la danza in genere, quindi sono qua, non riesco a staccarmi. Ma perché si chiama danza del ventre? Non si vede un filo Non d'ombelico? si chiama danza del ventre, si chiama Rakshārthi, che vuol dire danza orientale. E il filo d'ombelico non si vede proprio perché non è riferito solo al ventre questa danza. Si muove tutto il corpo come avete potuto vedere. E com'è il riscontro? Lei che insegna a tante, tante donne. È molto molto positivo. Persone che si accettano molto di più, che amano di più il loro corpo, la presa di coscienza del proprio corpo, la femminilità, la grazia, la profondità, tutte qualità che abbiamo tutte noi donne e che andiamo solo un po' a stuzzicare, a sviluppare. Perciò questo schema magari un po' rigido, imposto dalla società forse, e le donne appunto hanno voglia di trovare la vera bellezza e non la falsa bellezza.